Chiaravalle, grande serata di musica al Piazzale Liceo. Nell'ambito delle manifestazioni estive organizzate dall'amministrazione comunale e dall'assessorato alla cultura, il musicista chiaravallese Andrea Borrelli ha presentato il suo album dal titolo Specchi. Un pubblico partecipe ha potuto ascoltare i nuovi brani inediti e una piccola selezione di canzoni d'autore di musica italiana riarrangiate in chiave jazz, di artisti che hanno influenzato il suo percorso musicale. Inoltre, il giovane chiaravallese ha eseguito alcuni brani anche col sassofono e con la chitarra, dimostrando le sue qualità da polistrumentista. Affiancato da bravissimi musicisti provenienti da varie parti della Calabria, ovvero Francesco Leone al basso, Giuseppe Cutuli alla batteria e Giovanni Brunetti al pianoforte, Andrea ha messo su uno spettacolo di colori musicali vario e intrigante, e che ha affascinato e anche sorpreso il pubblico, rimasto numeroso fino alla fine. Ha dichiarato: "Sono molto felice e anche emozionato, ma soprattutto orgoglioso di presentare i miei inediti proprio qui a Chiaravalle, anche perché ritorno sul palco del Piazzale Liceo dopo l'ultimo concerto fatto nel lontano 1996 e per questo ringrazio l'amministrazione comunale e l'assessorato alla cultura per avermi invitato e dato spazio all'interno della rassegna estiva. Anche se abbiamo avuto poco tempo per mettere su lo spettacolo, mi sono molto divertito con i miei amici musicisti, con alcuni dei quali collaboro da più di 10 anni, nonostante le distanze. Come sapete, vivo a Bologna, mentre altri li ho conosciuti settimana scorsa. Ma quando si ha a che fare con ragazzi professionali, ma soprattutto preparati, come loro risulta agevole confezionare uno spettacolo che abbia un senso musicale ben definito e che funzioni. Andrea ha aggiunto: "Ho intitolato l'album Specchi perché nel mio percorso ho avuto la fortuna di cantare e suonare tanti generi musicali diversi, ognuno con i suoi colori e con il suo linguaggio. E quindi ogni brano che ho scritto è un po' uno specchio di una sorta di personalità musicale che viene fuori anche nelle improvvisazioni, oltre che nella scrittura. Ad esempio, nel brano Suono fuori dal jazz, che è un brano che parla di musica, descrivo anche un po' l'esperienza che mi ha visto avere a che fare con il jazz e con la passione per tutta la musica afroamericana. In altri brani parlo anche d'amore, di storie di vita, raccontando in ognuno qualcosa di me, come nel brano Vitalità, o My Best Fake Friend, o Cameo Blu. Il singolo dell'album, invece, è un brano più pop dal titolo Ancora vicini. Scritto nel 2018, è un brano che parla di desiderio di contatto e di libertà, anche nelle cose più semplici, come respirare. Il brano si può ascoltare su tutte le piattaforme digitali.